Potrebbe non sembrare, ma le cose sono cambiate da prima. Sono cambiate tante cose da prima. Tante, 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 tante cose da prima. Intanto ho una birra qua vicino a me. Ho una cosa per pulire il monitor qua vicino a me, da non confondere con la birra. Sono più bello, modestamente, mi sono lavato nel frattempo. Modestamente. Ho trovato una canottiera pulita per domani, così quando vado al lavoro sono pulito. Mettiamola qua. Mettiamola qua. Perfetto. I baci sono ancora intatti. Che cazzo mi mangio i baci da solo? Mi do da solo i baci, i baci. Baci, vuoi anche tu dei baci, colonnello? Baci, Madonna quanti baci. Buon San Valentino anche a te. Ma se uno si chiama Valentino, che cazzo gli ha fatto il compleanno oggi? Colonnello, tu che ne sai una più del diavolo? Tu che ne sai una più del diavolo, e il diavolo ne sa, ne impara costantemente da te. Guarda, guarda qua, colonnello, guarda qua, guarda, guarda che grafica, cazzo, guarda. E tromba due volte, ma tromba nel senso pessimo, vero? Cioè proprio con un piede nella fossa in questo senso. Guarda, cioè non ti viene voglia di saltargli addosso a sto qua? Non ti viene voglia di saltargli addosso, guarda. Madonna santa, Madonna. Pensate che sfiga, diva, pensate. È nato a San Valentino. Quello festeggia il compleanno quando tutti gli altri festeggiano una festa così, tanto per. Inizia, dai, 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 dai che iniziamo, dai che iniziamo, 2002, 2002, tra un po' ci sarà il 2021 anche. Andrì, buonasera, tieni ancora perché mi fanno il Black Forest, ah, tin and copper, tin, cos'è il tin? Cos'è il tin, colonnè? I have arrived, ho annunciato al popolo intero, 5. Cosa cazzo stai facendo, Mike? Cos'è sta roba? Permesso! È abbastanza sto legname per produrre casa. Potresti mangiare ancora. Potresti farti i cazzi tuoi ancora. Non puoi mangiare oltre carne cool. Ma che che? Ma che che? Aspetta, mettiamo a cuocere la coda. Ma noi abbiamo detto che di giorno. Abbiamo detto che di giorno andiamo in giro a fare cose, a prendere legname, a fare cose. Buonasera Chaos, buonasera Lofra, buonasera Barbon Andri. Come stai passando questo San Valenticchio? Sento una foca. Lofra, Diva, quando è che venite qua a parlare, a giocare con me, eh? Quando è che venite qua a difendere il Valhalla insieme a me? Aspetta. Entra dentro. Che mi riparo gli attrezzi. Perfetto. Grazie amore. Grazie. Oh, ok. 4 e 3. Mi fuori che prenderlo a pugni non è una grande soluzione. Perfetto. Perfetto. Tu devi seminare su eco, ma zio Pino, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, ti hanno fatto, altro che seminare su eco. Vieni che ci costruiamo una grande longhouse. La più grande longhouse che tu hai mai visto. Mi hanno detto che se stai sotto l'albero quando lo tagli, va meglio, vero? Io l'ho passato con il verdicchio, bevuto durante la cena. Ma cosa? Raga, è iniziato il temporale, sono bagnato. Porca miseria, sta arrivando un tizio incazzato.
Guarda, guarda. Sta roba non c'è su Echo. Non mi si bagna l'albero. Passo per un saluto veloce, dato che più tardi non ci sono. Seba? Oh cazzo, devi passare la serata con l'amorosa, Seba? Hm? Diccelo, che vogliamo saperlo. Il colonnello vuole sapere i tuoi segreti, Seba. Grazie, grazie Diva, proprio... È proprio... Seba va dalle donnine, noi stiamo qua soli come cani a guardare Mike. Grazie. Fuck you! Mi hanno circondato. La potenza ha trionfato ancora. È come un incubo norreno questo gioco. Quindi Seba è già svanito, raga? Non ho capito. È venuto, ci ha detto due robe e è svanito? Ha già quittato? Cioè, io volevo sapere un po' di dettagli. Ah, ma c'è Matt! Ma che bello! Ah, mamma mia. Pensare che un tempo era mio fan. Muori, muori. Pardon. Perché adesso non capisco se è giorno o se è notte o che cos'è. Eh sì. Il tempo era un mio fan. Poi ho deciso di seguire la strada dell'oscurità. È diventato un piccio banana. Buona così. Da. Allora, tunica di cuoio, pantaloni di cenci, no, lo scudo di legno. Potrei migliorare il martello. Puoi alzare alte sale e possenti fortificazioni. Dai, fammelo. Bam, martello di livello 2. La zappa. Un attrezzo al contadino per lavorare la terra. Vedi, Lofra, c'è quello che puoi fare te qua. Amazing. Manca il cuoio. È il livello 3. Aumento costruendo miglioramenti. Allora fammi fare la casa più big. Un bel esemplare, ma avrei bisogno di uccidere molto più che cervi per entrare in Valhalla. Buonasera di nuovo, Andrea. Tutto bene? Senti Dio, c'è la bufera, la fine del mondo qua fuori. Orco ciccio, che paura che mi ha fatto prendere qualcosa.
Ah, 5.000. Là. E niente, ho finito. Tanning rack, workbench miglioramento. Aha, quindi questo è il livello 3. Perfetto, edifici extra, perfetto. Wood ladder, touch roof, arredo, segni, cartelli. Standing wood torch. Mettiamo caso che io voglia metterne una tipo qua. Non male. Ci stanno degli intrusi sul mio terreno. Ah no, sono sti cazzoni qua. Giustamente per costruire qualcosa sarebbe meglio aspettare giorno, giustamente. Ah, ma va bene così, va bene così. Ormai aveva perso la strada. Aveva preso la strada sbagliata, quindi va bene così. Buonasera, bentornato Black Fede. Hello boy. Se io fossi stato intelligente, avrei messo. Ok. Stavo dicendo, se io fossi stato intelligente. Che baule. Piume sono nell'altro. La pietra è utile sempre. La coda, gna gna gna. Semi di faggio. Tagli pure, meglio se me li tengo con me. I semi posso lasciarli qua. Però, molto bene, molto bene. Stavo dicendo, se io fossi intelligente, metterei il fuoco dentro. Sarebbe così che deve andare. Buonasera, Deacon, buonasera. C'è un po' tanto casino, raga. Posso abbassare il volume degli effetti e lasciare. Ok, per se c'è troppo casino per la pioggia, per tutta la. Capito? Eh? Sei nuovamente asciutto. Ho capito. Il problema è che dovrei uscire fuori e non ho scoperto niente del mondo. Allora, cosa abbiamo qua? Casa. Segni, simboli, cose. Allora, direi che costruire è abbastanza fuori discussione in questo momento. Ah, si usa la resina per rifornire sto coso. Bene, bene, bene. 8. Allora, abbiamo level ground oppure pattern. Pattern. Vuol dire paten. Oh, sectorina, dove sei? Scusate. Bella risposta.
Non fare il coniglio, fai una spedizione. Ma io non sono te, Lofra. Io non so, e se poi muoro, eh? E se muoro, che succede dopo? Intanto vedi che anche qua ho mangiato tre tipologie di cose. Aspetta. Hai anche qua tre tipologie. Ho mangiato tre tipologie di cose, quindi la mia dieta è varia. È varia ed è gatta. Quindi è varia e gatta, no? Poi chiudo la porta di casa. È finito il temporale. La visibilità fa comunque cagare. Taglio alberi. Mi sembra abbastanza semplice da parte tua, diva. Se io muoio, tu ridi. Capito? Ma io che ci guadagno? Bam! Livello 8 in salti. Madonna, adesso posso andare a fare le Olimpiadi. Beh, ma ti sembra esasperante in questo caso? Tua sorella! È una spedizione questa. Ti ho rotto il cazzo però, eh. Avete rotto il cazzo. Lo dico in amicizia. Lo dico in amicizia. Ok. Perché devo fare la spedizione? Questi vengono direttamente da me. Devo capire sulla base di quale elemento e principio questi praticamente continuano a riprodursi e continuano a venire da me, capito? Ma io ti ripeto, dovresti provarlo per poter dire che non è... Perché come vedi, insomma, non ho difficoltà ad ammazzarli. Il problema è ovviamente quando loro si ritrovano a essere in 6 e io sono 1. E allora dico... Odino, mandami qualcuno. Capito? Però Odino fino a questo punto non obbedisce più di tanto. Non ascolta. Però è realistico. Te quando stai cercando di sopravvivere Fai lo schizzinoso su cosa mangi. Allora, guarda questa natura, ok? Guarda quel fumo che esce dal mio accampamento. Cioè, quello dico, è un aspetto grafico ricercato. Potrebbe essere che spawnano per il buio. Giorno 7, è già una settimana che siamo qua in zona. Santi Dio. Lofra, hai 2 ore per provarlo, bello. 2 ore per provarlo, capito? Lo provi e se il combat non ti interessa, non ti attanaglia, lo mandi indietro. Cioè, non è che ci vuole tanto. Allora, questo spazio qua dietro io solo uso per farmi una Great Hall. Quindi martello alla mano. Ho abbastanza spazio, sì, bene. Clic destro, lavora edificio, pavements. Inizierei da qua. Così, abbiamo visto che 3 dovrebbe essere una buona larghezza.
Giusto? Quante cacchio sono queste? Una, due, tre. Beh. No, no, lo fa dove... No, Steam ti, quando ti fa il rimborso ti fa o sul metodo di pagamento o sul, sul portafoglio Steam. Dipende da quello che hai chiesto te. Basta, ho già deviato il senso della mia... Avevo detto che l'avevo fatto in un certo tipo e invece no. Tac. Ho subito... Requisito mancante, legna, come è possibile? Preso legna, sì, 50, grazie Jesus. Erano qua i cuccioli, erano qua. Oh, porca troia, hai capito? Erano là. Allora, erano là. Sono pietre, cazzo, per alzare la terra. Porca miseria. Ma te pare che io voglio fare una roba del genere? Erano là. Santo cielo. Fuck, smetti di schiacciare cose a caso. Oh, cosa cazzo è sta? Wood floor? Ah, oh, questo è più piccolo. Buonasera Simon, carissimo. È abbastanza grande. Passiamo da quella roba lì a questa roba qua. Cioè, ci aggrada? Ok, pure la coda di ratto ci mangiamo. La nostra salute. Over 9000. Ma guarda che puoi fare un sacco di robe Lofras su questo gioco. Cioè, adesso possiamo farci una zattera e andare a esplorare il mondo come piace a te. Possiamo morire male in mezzo al mare. Cioè, possiamo pescare. Madonna sa, cioè, capisci? E io non ho paura, non riesco a fare queste cose senza di te. Poi, come cazzo si costruiscono le case? Cioè, mica mi ricordo io. Come sono fatte le case vichinghe? Sono tutte così, cioè, ma è... In terza persona, oppure... Oppure questa over the shoulder, sopra la spalla, no? Stile Gears of War. Dai, vieni! Vieni! Ti aspetto! Ah, perché sono 500 mega? Ci facciamo un'oretta e mezza, tempo che finisce la live e poi decidi se tenerlo o buttarlo via. Eh? Cosa stavo facendo io? 5. Però queste cose, questo edificio è proprio bello, dai, cazzo, non si può, cioè, Sono indeciso, quasi quasi lo faccio uguale come quello. Tutti lo sanno che gli edifici norreni erano più tetto che altro.
1, 2 e mezzo, bene, quindi 1, 2. Ma Green Hell ormai ha fatto i suoi anni, ha fatto il suo tempo, lascia stare. Perfetto, abbiamo già la casa è pronta praticamente. Fosse stato anche in prima, sti armi sarebbe piaciuto di più, ma non avrei comprato lo stesso, ma sarebbe stato meglio. Ma non lo so, non so, quando devi combattere contro dei mostri giganteschi, forse è meglio averceli tipo abbastanza vicini, diciamocelo così. Comunque, clic destro, angolo. C'è mica un angolo più ampio, tipo questo. Perfetto. No, Mike. Perfetto, sì. Che sia chiaro che è una mia scelta il fatto che voglio farlo in stile old, per capirci. Poi inclination a bomba. Manca la legna, bene. Bisù. Raga, ma voi avete presente le case vichinghi? Cioè, le case vichinghi non hanno i piani, non hanno... A parte che questo è storto. Ho visto io lì 3-4 a pronti a combattere. Così impari a venire qua, bitch. Vieni qua, Neck. Laura non c'è. Allora, col seno di poi potrei anche fare una cosa più grossa, più alta, però... Come seguire Nanico? Vedete storia alternativa che voi non conoscevate? Conoscevatela? E mo come continua la casa? Ma cazzo continua sta casa, raga? Forse era meglio la facevo più alta. Non vi preoccupate, tanto mi sono fatto la doccia, adesso sono pulito. Sono a posto, nessuno mi può urtare i sensi. Il sex symbol. Questo posso metterlo qua, ad esempio, vedi? Sì. Ma non era quello che stavo cercando, volevo fare l'edificio io, zio.
Guarda, scivolo dal tetto, ma che figata! C'è il realismo persino qua. Scivolo persino dal tetto. Amazing. A proposito di scivolo dal tetto, fammi mettere un altro angolare. Mamma mia. Mamma mia, che capanna preistorica. Buona cena, Andrea. Bravo. Mangia a mezzanotte, mangia. Vedrai dopo 30 anni che ti succede. Ma scusa, Lofra, non sei curioso di capire cos'è quell'albero della vita là sopra? Pieno di rami e intensificazioni, eh? Così efficace, effimero e virile. Eh? Mamma mia, oh. Questi giovani d'oggi. Non provano più rispetto per la cultura. Aspetta, ma se io qua faccio una cosa così, guarda, eh. Mi stai guardando? Tac. 8. Otto. Questo è che non riesco a trovare un amico con cui giocare. Simon! Non mi rimani che tu! È il pene di Odino, va bene? Ti piace? Adesso che lo sai, stai meglio? Dio. Perfetto, abbiamo bucato tutto. Quindi uno e due. Quindi muro alto. Bijou. Merda! Scusate, che schiaccio il pulsante centrale del mouse e succedono queste cose. Potresti mangiare ancora? Potresti mangiare ancora? Manca la legna, manca la carne, manca il pene, manca tutto qua. Sole che spacca le pietre. E poi voi dite che questo gioco è brutto. Mike, l'ho detto, Mike. C'è quel quadra che non cosa.
No, ti prego, tutto tranne il buio. Ah, ecco cosa non cosa. C'è il muro che, essendo basso, ovviamente c'è un... Santi Dio. Dire così. Dire così. Oppure potrei semplicemente abbassare questo. Giustamente. Hai visto che fisica? Ho distrutto quel pezzo e è venuto giù anche quell'altro. Cioè, ma che fisica? Ma che fisica? Ma che fisica? Tac. Quindi, ancora. Cos'è? Così. Lassù. La, ok. Questa è la parte di costruzione, dicono, porca miseria, la parte di costruzione. Quando non c'è la parte di costruzione, è la parte dove si va a combattere virilmente, si vanno a ammazzare tutti, fa più più. Che cacchio. Stato fatto? Mamma mia, che collegamento virile. Cazzo, ma pure su GTA ci sono gli alberi che volano, quindi no, non dire scempiaggini, per favore, ok? Scempiaggini adesso. Pure su GTA gli alberi volano. E le macchine? Eh? Vogliamo parlare delle macchine? Ma se io ho fatto sta cosa così, come faccio a costruire una porta? Ops. 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 Sì, le tende da campeggio ci stanno. Tende da canteggio. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. L'intuito, ancora una volta. L'intuito del senza nome non sbaglia un colpo. Un colpo non sbaglia. Un colpo, raga. Ho sentito gli invasori. Chi è? C'è nessuno? Guardate che ho un'ascia. Ok. Cinque. Clic destro. Perfetto. Vedo un cazzo. Perché trema tutto? Tutto normale, vero? In questa terra di mezzo mitologica, pieno di mostri, pieno di creature malvagie, non si sa mai che cosa aspettarsi. Ok. Problema. C'è l'altra. C'è Molto l'altra. bene, signore e signori. Ciao, Jervis. Ciao, ciao. C'è l'altra casa in mezzo ai maroni. Chiedo il permesso, Victorinox, architetto Victorinox, di demolire questa cosa. La mia unica dimora. Grazie per aver... Senti freddo. Attaccati al cazzo, ormai è troppo tardi per sentire freddo. Hai
Hai visto che fisica? Che fisica, è venuto giù pure quel pezzo. Che fisica. Ok, raga, non rompetemi le ossa, per favore, ok? Non siate cattivi. Sto cercando solo di costruire una casa, edificio. 35 gradi. Perfetto. Tac. Curva interna. Eccola là. Lì siamo a posto praticamente. Devo solo chiudere la facciata. Devo solo capire come chiudere la facciata. Lo so io. Serve una tettoia tripla in amianto. A amianto, dicevo. Che cazzo. Oh, mettila qua. Appoggiagliela. Bravo. Questa gliela appoggio qua davanti. Bene. Perfetto. Qua potrei persino esagerare, venire un po' così avanti. Perfetto. Crimson, ciao bello. Anche se tu sei timido, sappi che noi ti vogliamo bene lo stesso. Ok. Prendiamo la porta da qua. Questo è quello che farà la mia casa quando arriveranno i nemici. Verrà giù a pezzi. Perfetto. Ottimo. L'ultimo dubbio che mi viene è... Qua dentro è tutto coperto? Ah! Sembrerebbe proprio di sì. E ha tenuto a stagna con il serrato del vapore che c'è dentro. Amazing. Fatemi chiudere. Come si chiude qua? Ora, io ho imparato nei miei anni da esperto costruttore che ci vuole un'ascia per tutto. Ok, è risolto. Porco cazzo, e tu? E tu? E tu? Che fai sulla mia proprietà, strunz? Usa resina. Perché devo metterci la resina? Cioè, perché devo potenziare gli oggetti in giro? Questo non comprendo ancora. Ma la mia grande umile dimora quasi pronta per essere pronta. Questo si può usare ovviamente solo dentro. Ovviamente ha bisogno di un tetto. Quindi calma, calma. 5 martello. Tra l'altro mi si sta rompendo il martello. Questa. Una di qua. Ah. Sembra... Uff. Sì, uff. Così. Poi in cima la croce celtica. Bam. Poi qua sopra che ci facciamo, raga? Porta. Bam! Ok, e qua sopra? Facciamo così? Amazing! Pure gli spifferi ci abbiamo. Metti via ed entra nella tua nuova dimora, Mike. Ok, workbench. Qua vista mare, ma in realtà il mare non lo vediamo. Il mare non lo vediamo. Non ti preoccupare, Lofra, non ti preoccupare. Tac. Poi, clic destro. Mica selce, cooking station, no. Beh, quella è, ecco, utile. Da questa parte. Pulsamento non valido. E che cazzo vuole? Ti devo fare un buco nel tetto. A volte avevo il buco nel tetto. Tutte le cose hanno un buchino.
Quello sarebbe per, per il giro d'aria. Where is my selce? Dove arriva la selce? Sta sul bordo del... Aspetta. Ho sentito gente uscire dall'acqua. Qualcuno? Nessuno ha risposto, quindi non c'è assolutamente nessuno. La chest. È piena di danaro, resina, teste di cinghiali, piume. Bontà, bontà. È così grande questa casa che in realtà mi ci stanno dentro solo quattro cose praticamente. Bene, bene, ottimo, ottimo affare, oserei dire. Cani che abbaiano praticamente tutte le ore del giorno. Casa che non brucia. Fammi sopra, sopra le cose in legno non è il top. Sotto le cose in legno non è il top. Ma che è? Ecco qua. Questo non l'ho ancora svuotato. Santi Dio, c'è Gigi. Mamma mia. Vado a prendere un colpo, Gigi. Vado a prendere un colpo, porca miseria. Madonna, vado a prendere un colpo. Gigi. Laddove la pote... Ma che cazzo... Oh, ecco, ho rotto. Ho rotto il mio attrezzo. Laddove la potenza... Perfetto. Potenza non è acqua. Chiudiamo la porta, va. Dunque, 50 di resina e col resto di 7. Là. Testa di cinghiale. Testa di nano. Testa di cervo. Carbone. Non si sa cosa serve. Testa. Occhi di nano. Sono tutti qua, tra l'altro. Selce, ce l'abbiamo. Piume, fa le frecce, presumo. Pietra, beh, la pietra è buona. Euri. Devo trovare i mercanti, dove stanno i mercanti? Frecce, sempre utili. Coda di quel grifondoro, quel coso lì. Mangiamo un po' di questo, mangiamo un po' di questo. Oh là, recuperiamo un po' di salute, via. Via. C'è un bel gruppetto, tanta gente potente su quel Discord così infame, dove all'ofra viene di solito fame. Yo yo, le rime così che vengono fuori. Adesso qualche stronzo sulla mia proprietà. Io sono il vecchio che va praticamente a rompere i maroni ai bambini quando sono sul loro e quando gli lancia la palla. Ah no, sono sei stronzi. Neck. T'ho detto di non rompere i maroni, Neck. Ok? Chiudi la tua maledetta coda. È sempre Neck che viene a rompere i maroni in casa. Guarda che bella che è. Praticamente uno ti spacca il tetto e entra dentro. Mamma, l'edificazione virile ti sei perso. Ops. Ah ok, ho raccolto gli oggetti che c'erano dentro. Grazie Jesus. Allora, adesso, visto che, vedete, c'è il ranch, road, il workbench, devo mettere un altro workbench anche qua giù. Quantomeno semplice. In modo da estendere la possibilità che io posso tagliare, distruggere e fare cose. Capito? È tutta una copertura. Guarda! Guarda, colonè! Guarda! Bontà di edificazione, mamma mia, vichinga!
Allora, voi dite, ma è che è già finito? No, raga, no. Potrei continuare. Potrei continuare, ad esempio, guarda. Vedi? Chissà, aspetterebbe mai una gonnellina così alla casa, eh? Con tutte le cose che potevo fare, faccio la fucking gonnellina alla casa, eh? Non è proprio vichinga adesso. Io non so, cioè... eh? Eh? No, ma... Non rende, non è abbastanza vichinga. Dai, colone, vieni a giocare a sto gioco con me, cazzo. Io ho giocato con te a Green Hell. Adesso devo andare a esplorare, ho paura, cazzo. Ho rifatto casa, ho rifatto. Altro che distruggere casa. Ma guarda qua, che meraviglia. Mi sono ancora triste che tu non sei qua con me, porca miseria. Ma poi sta caccata qua? Ma se io, ad esempio, facciamo un'ipotesi, distruggo questo, posso? Fuck, ma quanto sono intelligente! Fuck! Pam! E mi faccio il cibo direttamente qua, eh? Quando sarà pronto lo prendo... Colonnello! Colonnello! Ci sono più di 260 oggetti di crafting, più di 70 mostri, più di Madonnina Santa. Ci sono 5 biomi all'interno del gioco su un totale di 9. Cioè, io non so cosa spiegarti, cioè... Madonnina Santa. Veramente, oh, veramente. Vedi, chi mi capisce non può giocare con me. Poveri noi, Sectorina. Torciamelo. Torciamelo. Denti di leone. Il faggio devo piantare da qualche parte. La selce mi serviva a qualcosa. Ah sì, mi serviva per fare orco, cazzo. Penso che ci voglia un buco da qualche parte per far uscire questa cosa. Per far uscire il fumo. Il fumo. Cioè, penso di che ci sia un problema di intossicazione tra poco. Usa oggetto, no, 5. Tiro via sta bontà di... Perfetto. Letto non reclamato, ma è preso per il culo. Ah! Ma che cazzo, ma compagno mi corre sui letti, porco zio. Sleep all night when you're bed and wake up feeling refreshed and full of energy. Now I'm praying that the home will be some chest where you can store it and you probably have some spare equipment. Ah, ok, praticamente quando crepi perdi l'equipaggiamento. Magnum, sono retto e non è reclamato. Punto di spawn impostato. Ok, mi ha... Porco cazzo! Allora, guardiamo le possibilità di edificazione, no? Come possiamo fare per fare un buco, ma che non sia un buco? Capito? Molto bene, signore e signori! Ma c'è Pelinghese, ciao! Ma il gioco è in italiano, vedi? Lavorazione, arredo, varie... Posiziona, rimuovi. È in italiano.
potrei fare? Voi che siete esperti ingegneri, aspetta, intanto. Intanto dovrei mettere questo. Così. Poi mi serve il tanning, pelle di cervello, ritaglio di cuoio e selce 15. Si può fare. Diarredo, dir rug. Pelle di cervello. Devo proprio ammazzare cervi a bomba, questo mi sta dicendo il gioco. Ok, ok, metti via sta roba. Dunque. Ascia di pietra, zappa, coltello di selce. Quindi tutto quello che mi porto con me potrei perderlo. Cazzo! C'è il PvP, ci sono missioni? Il gioco si basa su missioni? No, il gioco si basa sul fatto che tu hai un mondo che viene generato in maniera tutto procedurale. Ti crei un personaggio che poi in realtà non è legato col mondo, quindi puoi ricominciare da capo e hai comunque il tuo personaggio avanzato. Puoi prenderlo e portarlo nelle partite dei tuoi amici. C'è il PvP che lo puoi attivare e disabilitare, ma in realtà lo fai più un gioco co-op che altro. E ci sono tipo 5-6 divinità che tu devi sconfiggere. Devi evocare e sconfiggere. Però con calma. In beta, sì, in beta. Allora, ascia di pietra. Cosa? Ma io. Allora. Zappa. Martello. Ogni evidenza, sai. Martello. Zappa. Cioè io dovrei farmi anche i pantaloni e tutto il resto? Merda, ho fatto uno scudo generico. Vabbè, ci accontenteremo. Perché queste sono due pezzi in uno, capito? È stata fatta talmente bene questa casa che non ha margini di errore. Potrei cercare di ragionare sul fare una finestrella qua dietro. Ok. Allora. È troppo a prova di genio, capisci? Se io vengo in avanti. Oh zia, là. No. Perfetto. Adesso falla bene però. Edificio questa così. Ok. Sì, quasi. Eccola là, vedi? Vedi? A prova di intelligenza umana. Basta che il fumo non vada sempre in su, perché allora non serve un cazzo. Mamma mia, mamma. Scoperto l'America, cazzo di, hai scoperto l'America! Mica lascio aperto. Ah, tu stai dicendo, Mike,
Sei scemo e sei pure brutto. Questo mi stai dicendo, diva. Va bene. Io accetto. Non leggo tra le righe, giustamente. No, non leggo tra le righe. Ti accetto per quello che sei. A differenza tua. Ok. E faccio la finestra in alto. Così facciamo uscire il fumo. Sei contento? Si gioca online. Yes. Ciao Jimmy. Si gioca anche online volendo. Io ho 10 persone. Ma è, come dicevo, più coop che altro. Perché già il mondo è incasinato di suo. Eh? Allora, si gioca in coop se hai amici che non hanno i Mac, vero? Settorina. E se non hai amici che pensano che sia brutto, vero Lofra? Perfetto. Mi sento quasi intelligente. Zio, devi attaccarlo lassù. Eccola là. Woodbeam, sì, Woodbeam, grazie. Certo, l'avrei apprezzato fosse stato un po' più grosso, ma va bene anche così. Un gioco non da super mega PC come requisiti. Ma infatti, sì, ma fa cagare, fa cagare. Cioè, questo gioco fa cagare, è solo che ho bisogno di mangiare. Shh, quindi stai zitto. Tac. Ecco, la mia barra è grande, è grossa. È antiestetica questa cosa, però. Antiestetica, mi servirebbe un muro così, fatto di roba buona. Esce il fumo adesso. Al mio comignolo l'ho inventato. No, non ci credo, quanto sono intelligente. Guarda là pure il da questa parte si vede il comignolo. Amazing, fatemi entrare in casa, va. Bene, shelter. Perfetto. Più o meno è perfetto. Allora, frecce di legno, freccia con punta in selce. Servono piume, dice. Cosa sono queste? Ok, perfetto. Non richiede configurazioni potenti. Considera però che potrebbe non essere ottimizzato al meglio, visto che non è appena rilasciato. No, stai dicendo stronzate. È ottimizzato molto bene. Molto bene. Ma tu sei solo invidioso. È inutile star qua a girarci attorno. 105 di vita. No, mia comodità 4, lo so. Adesso devo andare a dare la caccia ai cerbiatti. Permesso? Permesso? Poi devo costruire il molo. Quante cose che devo... Guardala là, ma quanto è fiera questa casa. Aspetta, questo coso in mezzo ai marroni qua. Perfetto, grazie. Arredo, tac. Una qua. E ci vorrebbe una lucina, perché è sempre incasinata qua la situazione. Non si capisce mai niente. Requisito mancante. Ah, ho finito la resina. Ok, va a cagare. Non te la faccio allora. La selce mi hanno insegnato a cercarla lungo l'acqua. Fatti una risposta e datemi perché, se sono tagliente al giorno dell'amore. Fatela. Ma quell'isola lì c'è sempre stata?
Jump livello 9. Cazzo, sono proprio il best of a best. I'm simply the best. I know I love you. C'è un qualcosa. Ah, Wellmet. No, Wellmet è un cazzo. Questa è la foresta nera. You have 100 euro black forest. This place can be very dangerous for one prepared for it. Prove your war by slaying Eggvitur. E che cazzo è Eggvitur? Adesso avete capito perché continuo a uscire da qua i mostri. Cioè, praticamente sono costruito tutta la mappa che c'era. Ok? Tutta la mappa che c'era. Sono costruito il fucking avamposto a confine con la foresta nera. Io ho bisogno di cerbiatti, no? Tin! Ok. Posizionamento non valido. Che devo prendere? Ammazzolate! Nessuno mi ha insegnato a fare il... Orco cazzo! Oh, oh! Avete rotto i maroni, ok? Tutti e tre! Tutti e tre! Tutti e tre, avete rotto i maroni! Ramo, chiami tua sorella! No, questo metallo è buono! È che non so estrarlo! Mi serve il piccone! E fin lì! Ci siamo tutti! Ah, Last Demon! Ba, 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 ba. Allora, ci ho pensato anch'io, mio sergente. Quattro colonnelli di sergente, praticamente stiamo finendo un esercito. Però, insomma, cerchiamo di essere puri di mente e descrivere questa foresta. Come si può definire se non si può chiamare per nome? Cioè adesso cazzo, pure nei racconti esisteva la foresta colorita. Engdur raduna le creature della foresta. Porco cazzo. Ah, ok, vabbè. Appena mi sono avvicinato alla foresta, questo è partito dall'embolo. Che cazzo? Cinghiali. Quei cinghiali mi attaccano adesso. Che? E vieni qua, cinghiale, porca miseria. Cerbiato, vuoi attaccarmi anche tu? Mi prendi a testate, eh? Fonte di cibo. Si stanno calmando. Sti cazzi. Senti freddo. No, avevo visto un corvo, è diverso. I bring tidings. Sì. Monster will lay siege to your camp from time to time. Strength of the heart, do not guarantee your victim in these situations.
Build a strong defense to weather out the storm. Oh mio Dio! Mio Dio, costruisce una gran difesa! Mio Dio, c'è il cerbiato bagnato! Metto, non è che se c'hai grosso Mike riesci a difenderti sempre. Ovviamente l'arco. A volte quello che fa la differenza sono le difese forti e grosse. Cioè, però ha saltato di tanto in tanto dalle forze della natura, mi hanno detto. E sono tutto bagnato. Vabbè, ma scusa, mi sono costruito un letto per non dover vivere al buio. Andiamocene fuori dai maroni, eh? Non ce ne farei maroni, andiamo a dormire. Adesso mi sono fatto la villa. Cioè, che ca. Dormi, sei bagnato. E quindi? Dormi. Ah. Ah. Esatto, sono i cerbiati di cinghiali offesi. Colonnello, buongiorno! E fragolina per colazione. 8 bistecche. Poi ripara tutto. Bellissima questa cosa. Tunica di ceci, no. Ascia di selce. Sì, poi quasi quasi me la tiro su. Che perché la sto usando come arma, tipo, quindi. Blocca potere, blocca potere, grande blocca potere. Velocità movimento meno 5, totale più 0. Eh sì, la matematica non è mai un'opinione, quindi potenzia. Oh yes. Grande la torcia di pantalone di chi? Non ho ancora abbastanza peli di cervo, 5 peli di cervo. Tac, 8, 8, 3. Ecco qua, coda di rospo mangiata. Raga, ma che c'è frega della traduzione? Ma cioè, mi sembra che ho bisogno di. Così ti impari anche tu un pochettino di English, cazzo, ok? Resting, shelter, fire. Santi Dio. Ormai sei tu che lo paghi a me. Bastano tutte ste così, no? Cioè, che stiamo prendendo in giro il... Sì, ma... Colonnello, doveva essere Cristoforo Colombo, è andato in Spagna, cazzo, per andare in America a parlare in inglese, capito? Non sono mica gli italiani che hanno colonizzato l'America. Ecco, porco cazzo. Così per prendere fuoco la mattina. Perché non sai che fare, come inizia la giornata. Così. Dammi dei cinghiali, dammi dei cinghiali. Voglio i cinghiali. Allora, cos'ho qua? Legna, bene, legna. Testa di cervo, bene, bene. Testa di cervo è importante avercene un paio. Posso averne 20 addirittura. Sti cazzi. Ecco qua, piantiamo alberi dopo. È importante piantare alberi, ma noi li piantiamo dopo. Se no Greta si offende. Perfetto. Con la carne in tasca noi andiamo. Anzi, potrei anche prendere un 5 qua. Un destro, un tac. E bam! Bim bim. Non volevo dire una stronzata, ma mi sono trattenuto. Madò, di rag, dai cazzo. Con tutte le stronzate che dovrei costruire. Ecco qua. Tappetino. Tappetino incerbiato. Non serve assolutamente un cazzo. Cioè serve per aumentare la comodità del mio gran riposo. Sì, aggiungiamo altra luce. È importante. Ma aspetta, ripara tutto e andiamo. Troppo lontano.
Perfetto. Per fare l'upgrade ulteriore ho bisogno. Zia, cosa mi serve qua? 5, destra. Porco cazzo. Peli di cervo, cuoio, selce. Ok, peli di cervo ce l'avevo. Bene. Metti via. Perdono, se quel che è fatto io, però chiedo scusa. Ti regalerò una rosa per difenderti da ogni cosa. Mio colonnello, ti ho sempre nel cuore. Sappi che tra noi c'è vero amore. Guarda là, run, abilità livello 10. Ciao Michele. Vedi, ho appena fatto la mia dichiarazione d'amore. Meglio di così non poteva andare. Siamo nella foresta oscura. Pieno di corvi, mi hanno detto. Ma io non ho paura. Ehi! A tua sorella! A tua sorella! Ha fatto male, vedo. Cappa in pelle di cervo. E dove è morto questo, però? No, cerbiatti. Oh, cazzo, questo è un arciere. Ehi, sì, ciao corvo, ne parliamo dopo, bello, ok? Un po' da fare adesso. Porco cazzo. Madonna. Devi dirmi qualcosa? Delves and dungeons can be found across the 10th world. Vacant moments of past and most often filled with glitches of civilization long lost. Bring a light source. Ah, ok. È un dungeon questo. Porca trova. Vedi Lofra, non ti sta ispirando, eh? Non hai un leggero solletico in questo momento? Madonna, ho paura raga, ho paura. Semi di carote, sì, dammi le carote, baby. Vedi Lofra, faccia le carote. Tu stai a piantare le carote su Echo, io le pianto qua. Vedrai che giardino che avrò un giorno. Potevamo costruirci un villaggio, essere solo noi due. Sono i due. C'è qualcosa di viola. È sicuramente qualcosa da non andare vicino. C'è qualcosa di blu. Ok, sta cacando fuori mostri. È la radice di tutti i mali. Pieno di radici. Ok, io ho un'armatura di merda, quindi me ne vado. Vuol dire metti una torcia nel dungeon? No, ma ha detto portati una torcia. Non mettila nel dungeon. Sei pazzo. Aspetta, queste sono bacche? Mirtilli! Ok. Amazing. Io stavo cercando di cerbiatti perché mi faccio l'armatura più cazzuta, capito? Questa è. Tutti lo sanno che funziona così. Quello è un cinghiale. Questo mi dà i pezzi di cuoio, mi vanno bene lo stesso. Zone sono così belle, cioè perché dovevo addentrarmi lì in mezzo alla morte? Capisci? Eh!
Ciao pezzi strunzi. Cosa non hai capito? Cosa? Dimmelo e io sarò la tua luce nell'oscurità. Che diavolo è? Ma non te, cretino. Pieno di cerbiati qua di solito. Li sento pure, sono quelli che stanno facendo di gne 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 gne. Sneak, no snack, lo snack, pure lo snack ci abbiamo. Porca troia. Ma abbaiano questi cerbiati. La mira fa ancora più cagare da snack. Sì, vabbè, lascia perdere, meglio, meglio. Ok, lo sto prendendo a pugni. Dove cazzo stanno i cerbiati? Nel frattempo qua sulla spiaggia c'era la selce. Io sto ancora aspettando che mi dici cosa non hai capito. Victory! Victory! Sto cercando di capire, ma nemmeno io cerco di capire cosa sto cercando di capire. Cerbiato! Cazzo, sei andato? Come andava San Valentino? Benissimo Michele, a te? Ho fatto sesso sfrenato. Poi siamo andati in spiaggia. Mi ha regalato i baci. Eccoli qua i baci. E poi ho iniziato la live. No, meno altri cinghiali, perché questi sono facili. Testa di cazzo, ma non devi costruire un deposito. Devi alzare un cinghiale. Qual è la parte che ti ha fatto schifo, clone, esattamente? Mm? Cioè dai, facci capire, qual è la parte che ti ha fatto schifo? Ai ai ai, ti ha detto di no per l'amicizia, si è...
si è, non so cosa ha fatto la sua amicizia, più forte non fa niente. Ah, è la tipa a casa da sola, positiva al campone. Vuole capire che tipo di tampone, credo, il colonnello. Non ho capito la sua domanda. Ma di che dice? Stabilità neanche su Red Dead Redemption, lo fra. Guarda, pure nella mia casa entrano. Pur di non farsi ammazzare. Cerbiatto, lo sai che non si esce, vero? Zio, l'ho ideata io questa casa, non si esce da qua. Cretino, non prendere a pugni l'aria, che stiamo a fare qua? Vedi cosa mi ha insegnato World of Warships? Ma io vedo le cose in fondo al mare. Come cazzo mi immergo? Vai giù! No, niente. Va sotto! Porca troia. Adesso sto prendendo salute perché ho finito la resistenza. Non si può. Ma che gioco del cazzo. Bizzy, ma che gioco del cazzo. Ma come si fa a non poter nuotare? Quando salgo di livello, ok? Quando salgo di livello, dalla gioia, facendo qualche saltino, parte qualche puzzetta, ok? Comunque gli faccio vedere io. Allora, intanto rifornisci. Portiamolo a 10, che succede? Un cazzo, benissimo. Cioè, perché dovrei portarlo a 10 il fuoco? Ma vabbè, non farò domani mai. Poi, teste di cinghiale, mettile là. 5 peli di cervo. Perfetto. Cosa stavo cercando di migliorare? Aspetta, quanto cuoio ho? Ce l'ho il cuoio? 11,50. No, poco, poco. Comodità 5, quindi mi sono riposato per 12 minuti. Bene, 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 bene. Dai che mi va di andare a fare business. Allora, 8. Bene così. Madonna, che tecnologia. Che tecnologia, raga. Se muori in acqua non puoi riprendere gli oggetti. Minchia, Bizzy, meno male che me l'hai detto. Già io ho paura dell'acqua. Figurati. Michele, quanti anni hai, bello? Quanti anni hai? Tac tac, senti che suoni. Alla Walt Disney. Esatto, colonnello, vedi? Se hai anche tu 0411 anni come il colonnello, capisci che nella vita le cose diventano superficiali a volte, capito? Cioè, un no oggi è un sì domani. È un sì domani e un no dopodomani. E capisci? La vita è bella perché non è brutta. E se tu riesci a vedere perché hai gli occhi. Queste sono tutte cose che uno impara ovviamente con il tempo. Che cazzo ho messo giù? Come ho fatto a mettere giù la bistecca? Vabbè, stesso. Capisci? Cioè, stai sciallo, stai sciallo. Hai ancora fino a 25 anni per rimanere vergine. Oh, che cazzo è che... Qualcuno ha attaccato la mia casa? Fucking bitches. Adesso vado a... Mi è venuta in mente un'idea. Voglio disboscare. Ma no, la zappa di livello 2 chissà che cosa fa. Vorrei eliminare questi alberi qua.
messo. Cerbiato, non scappare, porca miseria, nella foresta. Scappa dove ti pare, ma non nella foresta. Ecco, quest'albero qua, tipo, vorrei disboscarlo, perché è quello più vicino a casa, capito? Ecco, giustamente, dove cazzo poteva cadere? Sul recinto di casa. Chi cazzo è quello? Fuck you! Perché? Perché? Mi stava aprendo casa. Ma muori, va a cagare, vado a prendere un colpo. Neck di merda. Ritiro quello che ho detto, non voglio più disboscare la foresta nera. È andato? Ok. Ho capito che non ho abbastanza frecce con questa esperienza. Io che volevo caricarlo proprio di testa. Ma i miei amici no. I miei amici non giocano con me. I miei amici vogliono che io muoia male. Ma ancora qua sei. La tua sorella. Porco cazzo. Senti freddo. Sì, è la morte. Ah, cioè lui sta sul cazzo solo se io vado a casa. Quante frecce ho? 12. Beh, posso farlo con 12 frecce. Posso tornare a casa mia adesso? Io che mi sentivo al sicuro qua dentro. Fucking bitch! Sei scappato, hai paura! Paura, eh? Voleva del sale? Glielo do io il sale. Quando gli faccio la testa quadrata, gliela metto sotto sale.
Sì. Chissà che altre bestie infernali che ci sono su questo titolo. Quindi fammi capire, il colonnello ci sta provando con Michele in questo momento? Colonnello, da te non me lo sarei mai aspettato. Pff, che bugia. Bugia più grande non esiste. Zio. Oh, Ebra, e spacca tutto. Tanto che ti frega, mica l'hai costruito te. Sta tornando il fucking bitch. Passo per la foresta e io una freccia gliela tiro in testa. Ok, quella non è la testa. Ma tua sorella, hai capito? Perché ce l'ha con me? Cioè, non gli ho fatto niente a sua mamma. Manco l'ho mai vista sua mamma. Peccato, non sono sicuro che mi basteranno le frecce. Pure il cinghiale ci si mette, eh. Wow, 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 wow. Che sono sti passi a gigante, eh? Ha rotto il vaso di nonna, eh? Porca troia. Meno male che non corre sto coglione. Che era quella roba? Ehi, ciao. È sempre bello vederti da vicino. Sembri un fucking avatar. Ok, se n'è andato. Che bella chioma che ha. Quattro frecce. Ehi, fammi vedere il culo! Sì, ciao. Non riesco a scoccare fin laggiù. Casa mia è laggiù?
Ok, signor Fuckface. Ok, 20 frecce di legno, bene, bene. Senti freddo. È sempre la mia ex, cazzo. Sei un po' freddo, Mike. Sei un po' freddo, Mike. Mike, sei freddo. Mike, sei freddo. Raga, ma mica ho finito con quel coso. Aspetta, coda di rospo. Ah. 870 c'è scritto a colonnello. Ottimo punto, Hungrid. Hungrid. Ma hai visto che pelliccia che c'aveva? Hm? A proposito, 5 destra, varie, lavorazione. Vitali e cuoio 15 sece. Oppure senza scarpe. Non hai ancora commentato la mia bacheca Steam. Cioè, cosa sono questi? Madonna santa, qua. Qua ci stanno gli inciucci, ci stanno. Attenzione, carne là, grazie. Mangiamoci un po' di porcello qua. Semi, dove sono i semi di carota? Plant this if you like carrots. A me piacciono sempre le carote, bello. Usa i semi di carote con cosa? Con sua sorella! Mi serve un vaso, ecco cosa mi serve. Signor troll! Sì, vabbè, ho capito, ma il signor troll mi fa il troll, fa. Ah, ma è ancora lì! Beh, prima cose utili, importanti. Cioè, da qua, là, cazzo, gli ha sparato nei piedi, praticamente. Che ha fatto incazzare il coso, ovviamente non prendendolo per niente. Vieni qua, vieni qua. Ok. Forse il gioco c'ha com'è perché sto ammazzando troppe creature innocenti. Mm? Sì, semi di faggio, sì. Oh, oh, arriva il fucking fuck. Amico, porco cazzo. Hai una mira di merda, lascia che te lo dica. Neanche Harry Potter correva come te. Trovo pure il tempo per saltare io. Siamo a 22.9, zia. La tua mira è peggio della mia. E adesso scendiamo.
Mi ha detto che è meglio in discesa, eh. Vedi, se non ero da solo, questo l'avevamo tipo ammazzato 8 minuti fa. Ma vaffanculo, va. Quello cinghiale ci si mette. Oh, oh. Cinghiale. Cinghiale, hai rotto il cazzo. Ciupa. E portatelo a casa, zio. E tu che cazzo vuoi? Manco mi fai guardare l'esplosione del troll. Porca miseria, oh. Pelle di troll, bene così. E 10 monete, ce l'ha nel culo, ce l'ha. Ah. Non sentirti inferiore, colonnello, tu sei uno di noi. Adesso capisco perché vai spesso in palestra. Adesso si spiegano tante cose. Hai bisogno di farti un po', capito, grosso, in modo da riempire altri vuoti che hai. Perché se sono state tutte le donne che hai avuto, insomma, a pensare che c'è qualcosa che non va con te, a uno, capito, gli viene subito il chissà che cos'ha che non va sto qua, eh. Ma ciao Batsuan, ciao Batsuan, ciao Batsuan. Quante frecce ho? 7 frecce. Che me ne faccio di sta pelle di troll? Spessa e robusta. Sì, ma se l'ho ammazzato io che sono un barbone, che cazzo. Cioè, io sono ancora in mutande praticamente, ho ammazzato un troll. Questa roba che abbaia non è un cane, ma è un cervo. E me ne servono un po' di questi cervi che abbaiano. Neck! Laura non... Ma che cazzo. Vieni qua, Nick! Nick! Smetti di correre, cazzo! Grazie, Nick, grazie. Ti ho ciulato la coda, Nick. Cinghiale! Vabbè, già che ci siamo, spacchiamo pure quest'albero e via. Oddio, se è fatta proprio come te, Michele, io mi preoccuperei, porca miseria. Tutto il rispetto, ok? Tutta la stima, però se è fatta come te, speriamo che abbia almeno qualcos'altro di, insomma, compatibile, ma pur sempre, capisci a me, eh? Mike pensa sempre male. Perché mai? No. No. Allora, del colonnello penso sempre male, perché il colonnello, insomma, mi ha fatto del male quando eravamo giovani.
Questi perché hanno la resina nel culo? Ci sono fatti di legno. Che problemi hanno? Pure un altro. Guarda, cioè vedi che virilità dentro le tue mani. La casetta sarà anche bassa e piccola, però porca miseria. Raga, ha 17 anni, porca miseria. Vogliamo non distruggerlo, per favore? Cioè, diva, porca miseria, ha 17 anni. Cerchiamo di non traumatizzarlo fin da subito. Legname, 50, ok. Cibamelo. Non puoi mangiare oltre lamponi. Ovvio, ovvio. Scusa, non ci ho pensato che non posso mangiare oltre lamponi. 5. Tac. Clic destro. Ritaglio di cuoio. No? 14 su. Che fa tu calabaru. Che cago calamo. Ok, aspetta, fammi mettere la pelle di troll qua. Quando può servire un po' di pelle di troll, così i semini, eccoli là. La coda di sto schifo, gli occhi di nano, vai lì. Pure i frammenti di ossa, sì. 10, 26 euro. E là, ma sono diventato ricco. 40 euro. Pensa che io ho avuto più occasioni da fidanzato che da single. Che ci provo pure con mia cugina. Ma ci provavi con tua cugina quando eri single o carbone? Porco cazzo, e sto bruciando. La parte che non ci è chiara, colonnello, è se ci provavi, cioè con tua cugina esattamente quale frangente ci provavi. Allora io quando si tratta di cercare, una l'avevo cercata e l'ho trovata su Badoo. Avete presente Badoo? Bene, io l'ho trovata su Badoo. È stata una scelta di merda, ok? No. Cioè no. Evitate Badoo. Per carità, è durata un po'. Ma no. K di pelle di cervo. Frammenti, ok. Con la K ci abbiamo, bene, bene. Rustic chic. Bene, ci piace la mo... Ma porco cazzo! Niente, ho rovinato pure sta carne. Ah, sposare. È legale sposare la propria cugina, non spiare. Però. Però. Peccato che la mia cugina è mezzo cesso, pure quella, cioè nel senso. Però, questa è un'altra storia. Perché dopo potrei offendere. Non la cugina, perché tanto quella non ci segue, cioè. Di quella non ce ne frega niente, ma ci sono altri che si offendono per conto terzi spesso e volentieri, quindi. E con questo mi ritiro, non aggiungo altro. Michele, mio caro, devi capire che a volte si intavolano le discussioni veramente, eh? In tutti i sensi intende, colonnello, eh? In tutti i sensi. Alcuni piacevoli, altri invece un po' meno. Però, come diciamo noi qua in Veneto, grazie. 14 mesi di banane. 14 mesi che sto con le banane. Sono tantissimi, ma non ho ancora trovato un motivo per annoiarmi di voi. Ci vuole un motivo per annoiarsi?
E niente, abbiamo ammazzato il troll gigante. Mi ha detto scappa, scappa. Alla fine è stato lui che è scappato. E adesso mi servono pellicce di maiale. Però a me viene voglia di andare a esplorare quella sponda là, vedi? Porca troia, run livello 13. Fuck, come sono potuto. Orco cazzo. Zio, voglio andare di là, non si può? Cioè, puoi dirlo se il confine è chiuso. Mica la Svizzera. Bam, ciupa. No, nel frattempo sul lungomar cerchiamo la selce. Troviamo il tin, troviamo le pietre, troviamo sua sorella, troviamo praticamente tutto tranne quello che sto dicendo che sto cercando. Non andare in acqua, sei inutile se ti ammazzo in acqua. Che miseria. Ecco qua, selce. Selce. Chissà quali altri bestie infernali che si nascondono da queste parti. E a me che non caga nessuno, dice Simon. Simon, immaginavo che oggi tu fossi triste per quello, bello. Perché oggi è un giorno speciale, gna bla 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 bla. Però in realtà non devi rattristarti. Perché oggi è un giorno come un altro. Io lavoro sempre, sempre, sempre a contatto con le persone, eppure vedo un sacco di donzelle di tutte le età, cioè, però questo non significa insomma che, capito, ricevo più attenzioni, più complimenti da quelle di 40, 50, 80 anni, capito, rispetto alle controparti di 20, 30 anni, perché quelle non te le faranno mai i complimenti, perché, capito, è così la vita. Eschinotkot, hello. Спасибо! Sì, ma credimi che non... Tutte queste cose, colonnello, è facile dirle così sulla carta. Prova a togliere le mutande a una di 80 anni, poi ne riparliamo. Ok? Prova a togliere le mutande a una di 80 anni e poi ne riparliamo. Io l'ho fatto. Che sono tutti cazzo leoni, capito? Metti un sacchetto in testa e bam, via di qua, di là. E dopo prova però. Porca troia, c'è tutta la vita davanti per sciare. Smetti di rompere i maroni anche tu. Proprio oggi devi andare a sciare. Sei il tipico italiano, porca miseria, ok? Il tipico fucking italiano. Che praticamente quando era libero non andava a fare un cazzo. Non andava a sciare, non andava a bere, non andava a niente. Quando è stato messo in quarantena, in quel cazzo di giorno doveva uscire. In quel giorno maledetto, quel momento lì doveva uscire. Prima loro non gli fregava proprio un cazzo. In quel giorno lì, tac. Cioè, capisci? È una idea che stiamo qua a cincischiare, a trombettare, a...
quando ero libero andavo via ogni volta che potevo. Perché adesso è intrappolato, cazzo, non può più andare. Guarda che bello questo posto. Prendere una barca e navigare. Oh tu cazzo, c'è alta marea. Credo di dover tornare a casa perché mi sto allontanando troppo. Lo schiaffo. Domani avrebbero dovuto riaprire. Apriranno dopodomani. E tu sarai sano, salvo e vivo ancora una volta per andare a sciare. Eh? Perché se uno è, come dire, malato barra morto, non riesce a sciare. No, colonnello, no, da te non sta nevicando in questo momento. Quello che vedi in realtà sono le ceneri dell'Etna. Dovresti scappare te. Che nevica? Non nevica nel Veneto, nevica in Sicilia. Ma come? È forfora. Esatto, è forfora da troll. Vado. Sento freddo. Sento freddo. Mi sono bagnato. Mi sono bagnato, sento freddo. Hey Skeletro, where are you from? I'm from Veneto. I love you. E sei caduto in acqua, pezzo di merda. Però mi hai dato almeno i buon fragments, dai. Dir, non scappare. Che cazzo? Mi stai venendo incontro, sul serio? Sul serio, ma sei cretina? Ma io dico, vieni qua, dammi la testa. No, non ci credo. No. Via la testa di nano qua. Dai, cazzo, non ci credo. Si possono splittare? Si divide in gruppo. Ok. Vai in cool. Figurati se non prendo la carne e lascio qua, cioè, i sassi mi tengo, ma vaffanculo. Tu e i sassi. Invece a me non è cambiato niente perché non ho amici. Tre amici, compresa la tipa che mi ha detto di no. La voglio bene lo stesso. E non riesco mai tranne a fare la spesa. Quindi a me non cambia mai niente. Zio Michele, allora, buoni propositi per il 2022, perché il 2021 fa cagare. Prendi e vai a fare un corso. Non te ne frega un cazzo, magari. Corso di ballo. Ballo moderno, un qualunque cosa. E pien così gnagna. Di solito sono tutte snelle e mingerline così, ok? Tutte gne. Hanno la passione per la danza. Quindi hanno anche un sacco di stronzate per la testa, possibilmente. Ma a parte questo, cioè, capisci? Inizi a uscire, a vedere, a fare cose. E magari tra 2 anni, cazzo, sentiamo parlare di Michele, il ballerino più figo di tutta la... Capito? Di tutta la Potenza. Beh, è un ritratto della Potenza, quindi per forza è bello. Tra l'altro quello è stato un regalo da 2 potentissimi. Da 2 come voi è stato un regalo. Da Secco e da Diletta. E c'è anche lo scudo di Umi qua.
ma non si vede nell'inquadratura. È quel coso rosso che è dove dovrei andare io. Non mi piace per un piffero. Pietra, ma ciupa tu e la tua pietra. Ma perché mi hai illuminata sta pietra? Sei bagnato. È tua sorella. Selce. Ti giri il mondo e fai le cose che la gente paga. No, no, no. Ma vai a cagare tu e arruolati. Si vede. Aspetta, Colone, dov'è che sei finito te arruolandoti? In quale ufficio della Marina Militare? Aspetta, perché non mi ricordo. In quale ufficio della Marina Militare sei finito? Sì, la sorella di sua sorella. No, Mike, no, no adesso. Cerbiato. Cerbiato, fuori i coglioni. Cos'è sta roba? Serio pensi di intrappolare Mike? Tu serio pensi di intrappolare così la potenza? Dai, andate in acqua, cretini. Sì, tua sorella anche a te. In marina, pensa a te. Ha fatto la fine praticamente di Grills senza nome. Ecco che Umi non capisce più niente. Dice divisa bianca, basta, non capisce più niente. I migliori anni della sua vita, quando veniva pagato per non fare niente. Niente. Non è che la gente mi insulti, sto scherzando. Ok. Ha partecipato alla guerra in Corea, il colonnello. Con Juan Manuel Correa. E ritagli di cuoio. E quanti ne ho io? 16. Sì, ma lascia stare la divisa degli infermieri umi che è. Sopravvivere. Lo scopo del gioco è sopravvivere, evocare i 5 boss cattivi del mondo e sconfiggerli per arrivare in Valhalla. Questa è ovviamente l'idea di base. Avere una dieta variegata. Vivere la bella vita. Io non so cosa fanno nell'esercito italiano. Perché qua in Italia le forze dell'esercito sono un posto fisso. E che cosa ci ha insegnato Checco Zaleno? Signore, Zaleno, ciao. Checco Zalone, signori. Che cosa ci ha insegnato? Eh? Benvenuto. Ma ci sta un sacco, ci sta. È solo invidia quella del colonnello che parla male dei miei vichinghi. Tira fuori lo scudo. Pronto a mazzolare tutti. Senti, sta arrivando il temporale fuori, altro che. Guarda qua. Senti freddo. Grazie al cazzo, sta diluviando. La mia casetta
Mamma mia. C'è il multiplayer su questo gioco, Spooning FF, capito? Se hai degli amici che non sono associati come i miei, puoi giocarci in compagnia. Ma sono sempre bagnato io, Hungrid. Non riesce a respirare nel fumo. Ma come non riesce a respirare nel fumo? Ci ho fatto la presa d'aria apposta nel tetto. Quindi tu quale altro... Aspetta, fammi aprire la porta, toh. Quale altro gioco ha la simulazione del fumo? Michele, vedi là? Là stai giocando un gioco pericoloso. Giorno 11. Così, è già iniziato il giorno 11. Se non hai una famiglia. Venti bistecche messe da parte. Bene, bene. Oggi mi viene il dubbio. Sì, sì, è gratis, è gratis. Se lo paghi è tutto gratis. Madonna, guarda il mare, guarda che burrasca, santi Dio. Mangiamoci la fragolina finché guardiamo questa scena bellissima. Guarda che onde. Mi servono dei cinghiali. Prima era pieno di cinghiali, ma non c'è manco uno. Oh, non è che i cinghiali vengono fuori la mattina? Ma è mattina perché... È mattina perché prima è venuto fuori scritto giorno 11. Il taglio di cuoio, solo uno me ne dà. Quindi un altro cuoio, mi servono altri due cuoia. Devi tirare le cuoia. Ciao Bruno, buonasera. Adesso vado e gli lascio la recensione estremamente positiva. Estremamente positiva. Il mare. Cioè, ma dai, ma guarda le gocce. Cioè, si vede quando colpiscono la. Cioè, ma ci rendiamo conto? Mi sento proprio bagnata oggi. Sono stato inseguito da un troll. Cioè, ma Madonna santa. Se quest'albero mi sta sui coglioni, lo tiro giù, così grosso com'è. Troppo difficile, no. Forse no. Questo. Questo allora, ok? Tagliamo via questo. Oh, orco cazzo. Madonna che legnata che mi ha tirato.
Ascolta, non mi ha abbattuto quest'albero, vieni tu a rompere i maroni? Porco cazzo, di nuovo. Cioè, è un gioco dove rischi di morire perché tagli gli alberi male, altro che Rust. Santi Dio. Rone, come te lo spieghi che a te hanno lasciato a casa i tuoi colleghi e li hanno tenuti? O ce la spieghiamo questa cosa? Che adesso per sentirti in marina, colonnello, giochi a World of Warships. Cioè cos'era, un vigile del fuoco senza frontiere? Virtual fucking player? Cos'è un VFP? Non posso mangiare altri lamponi. Ma posso ammazzare altri cinghiali. Ho preso i cinghiali. Ma vaffanculo, va. Vieni qua, cinghiale! Ce l'abbiamo? Peso troppo, cazzo, ma si può pesare troppo? Oh. Grande, vorrei creare videogiochi, ma visto che non sono molto bravo a scuola, prendo la patente del camion e lavoro. Ok. Noto un paio di incompatibilità, nel senso che non è che uno deve essere un genio a scuola per creare videogiochi, ok? Uno si può occupare del marketing, si può occupare di quella che è la fase di comunicazione, pubbliche relazioni e tutto il resto. Non è che devi essere un genio. Quindi io non la butterei direttamente sul tragico del tipo sono stupido, quindi vado a fare il camionista. Anche perché per fare il camionista, cioè, diciamo che magari non è proprio una roba così da idioti come si potrebbe pensare, però. Allora, per prendere una patente del camion sono all'incirca 3.000 euro, ok? 2.500-3.000. Tenendo conto ovviamente di quelle che sono poi il fatto che se vuoi lavorare col camion devi prenderti anche il CQC, che sono un altro 1000 qualcosa euro. E tenendo ovviamente conto del fatto che gran parte dei lavori come camion implica il fatto che sei sempre fuori di casa. Cioè, tipo, Michele, combinare una vita di famiglia e una vita camionista non è una roba semplice, ma vaffanculo anche a te e anche a te. Ok, che vi mangiate il mio cervo morto. Tempo di merda oggi, però.
La C io la ho e qui costa 800 euro. Anch'io la C la ho. E non costa 800 euro. Mi salvo io il cerbiatto. Incredibile. Un pezzo di questo, un pezzo di questo, un pezzo di questo. Bene, fuocherello 22, ce l'abbiamo. Prendiamo quindi anche le... No. Pellicce. Porco cazzo, aspetta, 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 aspetta. Se no si brucia. Questo cretino non è molto bravo a non bruciare le robe. Ok, l'acconciatura. Tac. Tunica di cuoio di troll. Pantaloni di... Madonnina, elmo di cuoio di troll. Non ci credo. Gli edifici però siamo sempre lì. R, così lo togliamo dai maroni. E vediamo che cosa possiamo fare. Gli upgrade, sì, vai, grazie. Quindi K, K di pelle di troll. 10 pelle di troll. Exceptional armor makes you more sneaky. E la madonna. Divento più invisibile. Più invisibilus. Onestamente mi aspettavo. Mi aspettavo molto di più. Pantalone di cuoio. O una o l'altra, giustamente, perché mi manca una pelle. Fuck. Fuck. Ci sono altri giocatori? No, non ci sono altri giocatori perché nessuno dei miei amici banana non ha voluto unirsi a me. Ma volendo si possono giocare partite con altri giocatori. Fino a 10 persone. Tunica, vai con la tunica, Mike. Qualità 1, armatura 2. Perfetto. E con la vecchia armatura che ci faccio? Che cazzo ci faccio con la vecchia armatura? Arredo 6. Qua potremmo metterci ad esempio, che ne so, cibo ad esempio. Oppure ci mettiamo i vestiti vecchi che non servono a niente, che regaleremo poi a chi vorrà giocare con noi, tipo all'Ofra, che sicuramente non vede l'ora di buttarsi nella mischia e costruire alberi. Bistecchina, non posso mangiarla, non posso mangiare un cazzo, benissimo. Bizzy! A me piace, ovviamente ha i suoi tempi e i suoi ritmi, e sicuramente devo capire molto bene e molto meglio un sacco di altre cose. Allora, per concludere questa live di questa sera, è giorno, finalmente, ho intenzione di portare le banane
a fargli vedere laddove tutto ebbe inizio, ok? Quindi fargli capire essenzialmente gli elementi di questo mondo. Ma la freccia sulla minimappa che cacchio indica? Coronè, solo tu vedi un cazzo pure qua, eh? Cioè è inutile che stiamo qua a girarci attorno. Solo tu ce lo vedi. Dico altro. A proposito, finché andiamo in giro mi serve un cerbiatto. Devi capire, mio caro... Axel, che questo titolo, nella sua semplice più potenza, ok, fa sì che le mappe siano generate in maniera del tutto casuale, ma soprattutto la cosa figa di questo gioco è il fatto che adesso se tu apri una nuova partita io posso prendere esattamente questo personaggio e portarlo nella tua partita, capito? E ricominciando nella tua partita non devo ricominciare da capo, perché terrò il mio grande e grosso personaggio. Perfetto, devo attraversare sta cosa adesso. Penso che la Maria non faceva bene a livello mentale. Sì. Ditelo, perché se lo dico io sembra che ce l'ho con lui. Danaro e ambra. Perfetto. Tutte queste cose, le casupole, gnignignè in giro per le mappe, sono messe in maniera del tutto casuale, capito? Frutta. Diciamo che secondo me ha un elevato livello di rigiocabilità dal punto... Ma porco cazzo, chi li ha visti questi? Dal punto di vista del fatto che si può nel tempo praticamente ricominciare nuove mappe con i nuovi contenuti, tenendo però magari il giocatore il personaggio di livello alto. E niente, molto tutta l'avventura bene, signore e signori, tutta l'avventura ha inizio. Diamo un benvenuto ovviamente a bordo al buon caro Axel. Tutta l'avventura parte qua. Parte qua. Buonanotte Chaos. Buonanotte. Questo è il senso del gioco. Ok? Richiamare dal mondo dei morti queste divinità. Isandro dal braccio. Ok, benissimo, fantastico, ci piace. So che non ci interessa adesso morire male. Comunque, tutta la nostra avventura inizia qua. Questo sarebbe il portale per il Valhalla. Solo che questo portale si sblocca quando sconfiggiamo questi nemici tutti insieme. E quindi vediamo il primo che ci viene detto, insomma, è una divinità praticamente del cervo. Noi dobbiamo portare un sacrificio e si attiva questa pietra, compare il boss, dobbiamo sconfiggerlo. E poi c'è un tizio grande, grosso, alto, che sembra un tizio fatto di alberi.
E poi c'è un tizio obeso che sembra obeso. E poi c'è una roba che sembra un drago. Benissimo. E per finire un grande grosso teschio. Quindi questa è essenzialmente quello che bisognerebbe fare, oltre a costruire, evolversi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma detto questo, signori, sono le 22:32. La potenza ovviamente vi dà appuntamento a domani. E quindi con la dipartita del colonnello ci salutiamo anche noi. Colonnello, noi ci sentiamo domani mattina alle 6, come al solito, ovviamente. Mi raccomando, solita chiamata hot. Quindi ho rovinato il mio Twitch. Signori, grazie alla compagnia. È stato bello. Potrei mangiare ancora, tanto per cambiare. Grazie, gioco. Fammi diventare obeso, va. Sensi di colpa e tutto il resto. Grazie. Diventerò grasso solo grazie a te. Ma nel frattempo il mondo è stato salvato a 0.18 secondi, che non so che cazzo vuol dire ancora. La VIP ormai è diventata una star. Quindi buonanotte a tutti, signori. Grazie alla compagnia. È stato bello vedervi. La VIP, questo si è in cucina. Quella è sempre in cucina. Mangia sempre, quindi è sempre in cucina. Quindi la vita è così. Avanti, Simon. Che la vita è bella, tranne quando è brutta, ma è bella. Quindi buonanotte. E con questa parola di saggezza, baci e bracci. Baci e bracci. Ciao, 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 ciao. La prossima live domani sera. Domani sera. Ciao, 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 ciao.